mia. Vai, 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 mi aiuta. Sì, padre, aiutaci, padre. Vai, vai, padre, vai, mi aiuta. Aiutaci, guidaci in questo tempo di comunione. Vai, vai, mi aiuta. Nel nome di Gesù. Nella tua presenza, sì, Signore, noi ti adoriamo. Senza di te noi non possiamo più vivere, Signore. Sei la mia vita, Gesù. Alleluia, invochiamo il nome del Signore. Alleluia. Spirito Santo, scendi con potenza. Alleluia, sei la nostra vita, Signore. Alleluia, Padre, abbiamo bisogno. In questo momento.
cercare da te, Signore. Oh, re calabassita rabakai, quella meravigliosa unzione che ci dà la vita, che ci guida, Padre, nelle tue vie. Come dice il Salmo, insegnami, oh Dio, le tue vie, e io camminerò in esse fino alla fine. Alleluia, prendi i nostri cuori, tienili uniti a te. Alleluia, legaci a te. Oh, rabaketa rimatea, vogliamo camminare nello spirito, nella guida. Alleluia, gloria a te, Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Dio. Se non fosse per il Signore, che sarebbe di noi? Alleluia, se non fosse per il Signore, che sarebbe della nostra casa, che sarebbe della nostra vita, che sarebbe della nostra famiglia, se non fosse per il Signore che ci ha riscattati. Alleluia, alabasega tarasha ramagat, oh rica, re di gloria. Oh alleluia, ogni lingua confesserà, ogni lingua dichiara Gesù è il Signore. Alleluia, dichiara Gesù è il Signore, e le tenebre si squarciano dove ti trovi. Alza le mani, dillo: Gesù è il Signore della mia vita, è il Signore della mia vita, della mia casa, della mia famiglia. Alleluia. Siamo qui davanti a te. Grazie, sei tu che ci proteggi, sei tu che ci guidi. Il pianto potrebbe durare una notte, ma al mattino verrà la gioia. Al mattino, alleluia, viene la gioia. I costruttori, è lui che ci edifica, è Gesù Cristo che fa l'opera. Alleluia, non temere, di anima mia, non temere, anima mia, confida nel Signore. Alleluia. Spirito del Signore.
Rimataia Shea. Oh, grazie, principe di vita, ti ringraziamo in questo momento. Signore, alziamo la voce a te per dire gloria a Dio. Padre santo benedetto, guida questo tempo di comunione. Vogliamo leggere la tua parola, vogliamo meditare, vogliamo, Signore, ricevere da te quell'acqua viva nel nostro cuore, Signore. Perché prima, Padre, eravamo pecore smarrite, ma ora siamo nel gregge del buon pastore. Grazie Gesù, alleluia, che ci hai liberato da questo mondo di peccato. Lavaci ancora con il sangue di Gesù Cristo da ogni scoria, da ogni iniquità, da ogni contaminazione. Lava i nostri cuori, lava il mio cuore, lava la mia mente, lava la mia anima. Signore, togli via ogni polvere, ogni sporcizia di questo mondo e di questa carne. Nel nome di Gesù vogliamo ascoltare la tua voce attraverso la parola, Padre mio, attraverso lo spirito, attraverso i canti. Signore, vogliamo avere un tempo prezioso nella tua presenza. Alleluia, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Oh, rabakata shaya, oh, alabarashita rabakaya. Questo canto dice che noi eravamo pecore perdute, ma il buon pastore ha lasciato le 99 e ci è venuto a cercare. Alleluia, 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 alleluia. Con trasferita un nemico ti attaccò. Gloria al Signore. Curioso incontrare algo di frente, então foste procurar. Stando longe già non sabias voltare. Non farti ingannare dal mondo. Io già ti incontro. Solo Gesù. Longe da casa senza vedere. Solo Gesù ti può dare la pace. Non privo se te monto da morire. Non andare lontano dal buon pastore, pecora smarrita, alleluia. In un silenzio. Solo Gesù ti può guarire. Solo Cristo ti può saziare. Solo Cristo ti può dare la vita. Il buon pastore, alleluia. Buon pastore, ti fai procurare. Lui ha lasciato le 99 per cercare la tua vita. Il buon pastore, alleluia. Lui ha lasciato le 99 per salvare la tua anima. Aggrappati a lui, alleluia. E la bassara Teresa, ma grazie Padre, oh buon pastore, alleluia, guidaci nei verdeggianti pascoli, guidaci nella tua verità, nella tua presenza, alleluia.
Salmo 23 verso 1. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Nulla mi mancherà nel presente o nel futuro. Alleluia. Non ti può mancare la pace, fratello, sorella. Lui è il buon pastore, non ti può mancare la forza. Non ti può mancare la speranza, gloria a Dio. Non ti può mancare, alleluia, l'unzione, perché Lui è il nostro pastore. Ora balata e rascei. Alleluia. Giovanni 10 verso 27. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai. Alleluia. E nessuno le rapirà dalla mia mano. Alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Umiliamoci in questo momento. Dedichiamoci ad ascoltare la voce dello Spirito Santo insieme. Oh, perché Lui si sta muovendo in mezzo a noi. Alleluia. Alleluia, ascoltiamo la voce dello Spirito. Alleluia, che ci chiama a una maggiore intimità, a una maggiore ricerca di Dio, una maggiore consacrazione. Alleluia. Oh Spirito Santo, parla. Parla ai nostri cuori, Padre. Siamo qui con l'unico scopo di fortificarci nella tua presenza, di ascoltare la tua voce, mio Dio. Ela siba takai shamai andere veshea. Parla Gesù, ti prego, squarcia ogni muro, ogni tenebra, Signore, ogni fortezza crolli nella divina presenza dello Spirito Santo. Penetra con la tua luce in questo momento, penetra con la tua unzione nel nostro essere. Alleluia, parla ai nostri cuori. Abbiamo fame di te, abbiamo sete di te. Alleluia, nel nome di Gesù, uniamoci insieme, fratelli. Dillo, dillo al Signore: Signore, ho fame di te, ho sete di te, Padre. Abba, Padre, non lasciare che il mio cuore si smarrisca. Non lasciare che il mio cuore si raffreddi. Padre, tocca il mio cuore, risveglia il mio cuore. Alleluia, invocalo, grida, questo è il tempo di gridare, gloria a Dio. Alleluia. Lessa matakashai.
grida, grida, grida l'Eterno, alleluia, grida, oh grida, 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 grida l'Eterno, oh alleluia, l'Eterno ti ascolta, l'Eterno ti parla, ma l'Eterno ti ascolta anche, oh alleluia, gli occhi del Signore sono su di te, grida Lui, alleluia, oh alleluia, invocami e io ti risponderò, alleluia, ti mostrerò cose grandi e ineffabili che tu non conosci. Quando Dio parlò al profeta Geremia, Geremia si trovava in una prigione, alleluia, ma anche in quella prigione Geremia ascoltò la voce del Signore. Nessuno ti può impedire di ascoltare la voce del Signore, non importa dove ti trovi, nella tribolazione, nella prova, nell'avversità. Geremia si trovava nella prigione, oh alleluia, chi ha orecchi da udire oda, e anche in quel luogo lui ascoltò la voce del Signore e il Signore gli disse: io sono Yahweh, io sono l'Eterno, alleluia, colui che ha creato i cieli e la terra, invocami, alleluia, io ti risponderò, alleluia. Geremia 33, vogliamo leggere la parola, così come lo Spirito Santo ci guida. Siamo in un momento, gloria a Dio, di ispirazione, in un momento dell'unzione, alleluia, oh alleluia, alleluia, gloria al Signore. Geremia 33 verso 1, la parola dell'Eterno fu rivolta una seconda volta a Geremia, mentre Geremia era ancora rinchiuso nel cortile della prigione, dicendo: così dice l'Eterno, che fa questo, l'Eterno che lo forma per stabilirlo, il cui nome è l'Eterno. Invocami, invocami, alleluia, io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Oh alleluia, Geremia si trovava in un luogo difficile, dove umanamente nessuno poteva entrare né uscire, ma la voce del Signore poteva entrare in quel luogo. La voce del Signore entrò in quel carcere, gloria a Dio. E io credo che in questo momento la voce del Signore sta entrando nella tua mente, nella tua anima, nel tuo cuore afflitto, nella tua casa, lì dove ti trovi in quella stanza. Alleluia, la voce del Signore sta entrando, lo Spirito del Signore sta entrando per fortificarti, per consolarti, consolarmi. Alleluia, ascolta la voce, prendi la voce, afferra la voce, ricevi la voce, perché la voce di Dio è spirito e vita. Tu la puoi ricevere, la puoi afferrare, alleluia, la voce del Signore, ti puoi aggrappare ad essa. Oh, la bassama la yakia, dice la Bibbia che nell'isola di Patmos Giovanni, alleluia, si trovava nello spirito nel giorno del Signore, ed egli udì dietro di lui una voce come di tromba che gli parlò. Giovanni udì una voce come di tromba e Giovanni si voltò per vedere quella voce, oh alleluia, per cercare quella voce,
alleluia, per entrare in contatto con quella voce. E quando Giovanni si voltò, alleluia, verso quella voce, alleluia, Giovanni vide un essere meraviglioso, il figlio dell'uomo che camminava in mezzo ai sette candelabri. Oh, è arrivato il tempo di vedere il figlio dell'uomo, è arrivato l'ora di vedere Cristo risorto. Lui è risorto, alleluia, per darci la vittoria. Lui è risorto per darci nuova vita, nuova forza. Alleluia, Gesù è risorto. Alleluia, perché cerchi il vivente fra i morti? Alleluia, lui è vivo. Lui è il Dio vivente. Alleluia, invocalo. Che la tua fede sia vivente. Che la tua preghiera sia viva. Alleluia, che il tuo cuore sia vivo. Nel nome di Gesù Cristo, in questo momento ricevi vita. Nello spirito ricevi vita, nella fede, nello spirito, nell'anima, vita spirituale. Dili, Signore Gesù, dammi vita in abbondanza. Oh, dammi vita in abbondanza. Voglio ascoltare la tua voce, voglio vedere la tua gloria. Alleluia, ricevi vita, chiesa, Gaia Sama, lo spirito di vita che ha risuscitato Gesù dai morti, ti dà vita, gloria a Dio, ricevi vita. Arrenditi, arrenditi, alleluia. E la bassica rabataia. Lo Spirito Santo è qui. Lo Spirito Santo è lì. Alleluia. Alleluia, arrenditi a Cristo. Arrenditi a Cristo. Alleluia. 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 Prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Venite, inchiniamoci. Adoriamo l'Eterno che ci ha fatti. Prostriamoci davanti allo splendore della sua santità. Alleluia. Alleluia, alleluia. Questo è un tempo di invocare il nome di Cristo. Io
tarabashi karabataria sama. Alleluia. Se darabasse karabatere veshe. Inondaci, inondaci con l'acqua, con il fiume dell'acqua della vita che scende dal trono di Dio. Alleluia. Io voglio più e più di Cristo. Meno di me, niente di me, è tutto di Lui. Più di Cristo, più di Gesù. Alleluia. Io voglio più e più di Cristo. Io voglio più e più di Lui. Alleluia. Io voglio più della Sua presenza. Voglio più e più di te, Rai Samande, che voglio più di te. Questa carne, nulla di ciò che il diavolo mi offre, ma voglio tutto di Cristo. Dacci più di te, Gesù, dacci tutto di te. Vogliamo la pienezza della tua presenza, oh Re di gloria meraviglioso. Grazie. Alleluia. Ramatai. Shekinah.
potenza di Dio. Alleluia, dichiaralo. La potenza di Dio è qui. Oh, alleluia. Efesini capitolo 6. Alleluia. Verso 10. Del resto, fratelli miei, amen, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio, alleluia, per poter rimanere ritti, ritti, alleluia, e saldi, 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 alleluia, contro le insidie del diavolo. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio, alleluia, per poter rimanere diritti, alleluia, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre, di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio. Oh sì, io la prendo, Padre, per fede in questo momento. Io prendo l'intera armatura del Signore l'Onnipotente. Oh, alleluia, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque ritti, avendo i lombi, alleluia, la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia, oh alleluia, e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Oltre tutto ciò, prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del nemico, del maligno, che il Signore lo sgridi. Alleluia, dillo insieme a me nel nome di Gesù. Che il Signore lo sgridi. Alleluia, che il Signore sgridi il diavolo. Alleluia, ci faccia stare saldi, incrollabili, vittoriosi nella fede, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. E prendete la spada dello Spirito, amen, che è la parola di Dio. Prendete anche l'elmo della salvezza. Prendiamo l'elmo della salvezza. Rivestiamo la nostra mente con la verità di Dio, con l'unzione di Dio, con la presenza di Dio per fede. Sorella, tu che avevi la mente bombardata dal diavolo, bombardata da tanti pensieri, sorella, donna di Dio, prendi l'elmo della salvezza in questo momento. Alza le tue mani, prendi per fede. Alleluia, Dio ti sta dando l'elmo della salvezza. Prendilo, prendilo, perché viene dal cielo. Oh, alleluia, è qualcosa di spirituale, di soprannaturale, di reale. L'elmo della salvezza viene dal cielo. Alleluia, prendilo, prendi l'elmo della salvezza, sorella, e riposa, che la tua mente trovi la pace, che la tua mente trovi la serenità, la tranquillità. Sorella, fratello, prendi l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Prendi quella spada, gloria a Dio, che puoi spezzare i lacci, puoi spezzare i legami, puoi trafiggere gli spiriti che vengono contro di te. Prendi la spada. Non essere un cristiano disarmato, disavveduto, scoraggiato, no. Prendi la spada, gloria a Dio. Insieme in questo momento prendiamo la spada dell'Eterno. Alleluia. Prendiamo la spada, prendi, prendi la spada. Alleluia. Perché Dio è con noi. Chi sarà contro di noi? Alleluia. Gloria, gloria, gloria.
la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera, alleluia, di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Preghiamo gli uni per gli altri nel nome di Gesù. Preghiamo nello Spirito, nell'unzione, nel nome del Signore Gesù Cristo, nella fede. Prega, alleluia. Alza la tua voce, dichiara la potenza di Dio. Sì, Padre, dichiariamo la tua potenza in questo momento. Aiutaci a aprire la bocca con fede ed autorità, con potenza. Alleluia. Dichiariamo, Padre, che ogni catena si rompe, che ogni peso va via nel nome di Gesù, che ogni tenebra va via nel nome di Gesù, via ogni tenebra. Alleluia. Rinnova, 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 libera. Alleluia. Oh, trasforma, incoraggia, riempi i nostri cuori. Alleluia. Alleluia, per la tua gloria, per la tua gloria, Cristo, per la tua gloria, Gesù. Rodere besharaba darabasai, lava kanda lava sama da kashere bete karabasi darabe keta rabasa, la 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 ba 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 solo pote kas, la la ba kata las, da kata kashemi akai, ra kata lava shaka darabasai. Potenza di Dio, darabashai, alleluia, alleluia. Stendi la tua mano, Padre, rialzo il cuore questa giornata, facci vedere la tua gloria. Oh Signore, facci vedere la gloria, fai risplendere la tua luce nella nostra vita, in ogni fratello, in ogni sorella, a nord, a sud, a est, a ovest, fai brillare la luce del tuo volto, Re di gloria. Alleluia. Apri gli occhi spirituali, apri gli occhi spirituali, Padre. Re Katarabashia, apri gli occhi spirituali. Oh, alleluia, alleluia. Come dice, Padre, Efesini capitolo 1. Efesini capitolo 1. Alleluia, prendi questa parola nel tuo cuore, prega con questa parola. Amen. Preghiamo con questa parola, gloria a Dio. Alleluia. Oh, Efesini capitolo 1 verso 16. Non cesso mai di pregare, di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza. Amen. Vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente, oh alleluia, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali siano le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Oh alleluia, abbiamo una grande eredità nel Signore. E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza, amen, verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Ed egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni.
cosa in tutti. Alleluia. Gesù Cristo è seduto in gloria al di sopra di ogni potestà, e noi siamo seduti con Lui nei luoghi celesti. Noi siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. Prendi la tua posizione spirituale nel Signore. Alleluia. Noi siamo stati elevati, alleluia, alla presenza di Gesù Cristo. Eravamo morti nei falli, nei peccati, ma il Padre ci ha risuscitato con Lui, e con Lui, con Cristo, ci ha fatto sedere nei luoghi celesti. Amen. La vittoria è nostra. Oh, alleluia. La vittoria è nostra. Dichiaralo in questo momento. Padre, grazie per la vittoria. Grazie per la vittoria che mi dai nel tuo figliuolo Gesù Cristo. Alleluia. Grazie per la vittoria, mio Dio. Oh mio Signore, grazie per la vittoria che mi dai nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dichiaralo, dichiaralo. Grazie per la vittoria nel sangue di Gesù Cristo. Padre, sgrida i principati e le potestà, perché sono già stati sconfitti al Calvario, e al Calvario ci hai dato la vittoria, perché tutto è compiuto. Signore, su quella croce tu hai sconfitto Satana, tu hai sconfitto i demoni, hai sconfitto il peccato, hai sconfitto le malattie, hai sconfitto le tenebre, hai sconfitto il vecchio uomo, le maledizioni, Signore, e ci hai dato la vittoria. Grazie Cristo della gloria per la vittoria che abbiamo tramite il Calvario. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Alleluia. Dice la scrittura. Oh, dice la parola. Proclama la parola. Questo è un tempo di proclamare la parola. Alleluia. Signore, illumina gli occhi della nostra mente. Come abbiamo letto, vogliamo vedere la straordinaria grandezza della tua potenza verso di noi. Oh, alleluia. Vogliamo vedere la tua potenza. Dacci lo spirito di rivelazione a ognuno di noi, Padre, nel nome di Gesù. Alleluia. Per la tua gloria. Alleluia, alleluia. Egli è la mia salvezza. Grazie, Cristo.
nella tua vita, che lo Spirito Santo ricolmi la tua vita, rafforzi la tua vita, ti dà la vittoria nel nome di Gesù. Amen. Guidami. Sì, Signore. Spirito Santo, inondami, riempi il mio cuore, guidami, Spirito Santo, benedici il tuo popolo, oh Signore. Siriata,
Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, guardami, ti adoro Padre, prendi il mio cuore, ti do nuove forze nel tuo cammino. Gesù ti dà nuove forze nel cammino. Alleluia. Ascoltami, ascolta la voce dell'Eterno. Quante volte tu hai sbagliato per non aver udito. Alleluia. Rialzati. Alleluia, le brezza. Perché la promessa che io faccio non verrà mai. Amen, alleluia. Incontrami. Incontrami. Prepariamoci giorno per giorno, alleluia, nella volontà di Dio, nella santificazione, nel pentimento, nella comunione con Dio, sotto il sangue dell'agnello, Spirito Santo. Signore, alleluia, benedetto il Dio. Ti ho fatto dono della fede, ora ti esorto a continuare, ad avanzare nel tuo cammino. Alleluia. Non ti ho mai lasciato, non ti ho mai dimenticato, sarò
grazie Padre, ti ho fatto dono della fede, ora ti esorto a continuare. Alleluia, gloria a Dio. Io non ti ho mai lasciato, non ti ho mai dimenticato, sarò sempre insieme a te, la fine dell'età presente. Ricatarabashitaraba, gloria al Signore, gloria a Dio, alleluia, tutta la gloria al Signore. Alleluia, sta scritto, gloria a Dio, nel Salmo 119, verso 33, amen. Insegnami, o Eterno, la via dei tuoi statuti, e io la seguirò fino alla fine. Dammi intelligenza, e io custodirò la tua legge. Sì, la osserverò con tutto il cuore. Fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti, perché in essa trovo il mio diletto. Piega il mio cuore ai tuoi precetti e non alla cupidigia. Distogli i miei occhi dal riguardare vanità e vivificami nella tua via. Amen, alleluia. Gloria al Signore, distogli i miei occhi dal riguardare vanità e vivificami nella tua via. Mantieni la tua parola al tuo servo che ha timore di te. Allontana da me l'oltraggio che mi spaventa, perché i tuoi decreti sono buoni. Ecco, io desidero ardentemente i tuoi comandamenti, vivificami nella tua giustizia. Amen, alleluia. Egli dice una parola, tutto gli ubbidisce. Alleluia, tutto gli ubbidisce. Gloria a Dio, alleluia. Io so chi è. Il suo nome è Gesù. Le basce carabatai se che non c'è persona sulla terra che ha in suo potere. Nessuno che può dire una parola. Yeah.
Padre. Il suo nome è Gesù. Gesù. Alleluia. Sì, Signore, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Signore, ti ringraziamo ancora. Oh, per la tua grande misericordia, Signore. Per la tua grande presenza. Per la tua grande potenza, Signore. Vogliamo guardare solo a te, Gesù Cristo, ascoltare solo la tua voce, quella voce meravigliosa che dà calma all'anima, che dà forza ai nostri cuori, che risuscita, Padre, anche i morti. Quella voce gloriosa di Cristo, vogliamo ascoltare la voce dello Spirito. Padre, vogliamo andare avanti nella tua santa volontà. Signore, aiutaci a essere persone di fede, uomini ubbidienti, le mie sorelle, donne ubbidienti. Aiutaci a essere un popolo interamente, Signore, dedicato, consacrato a te. Sostienici, Signore, grazie perché tu ci sostieni nelle prove della vita, nelle battaglie, nelle avversità, gloria a Dio. Tu ci sostieni, Cristo della gloria. Tu sostieni la Chiesa, tu sostieni i fratelli, le sorelle. Signore, tu hai pietà delle nostre vite, delle nostre famiglie, delle nostre case. Signore, di coloro che non ti conoscono, che si oppongono alla fede. Signore, nel nome di Gesù, abbi pietà di questi peccatori, di questi ribelli, di questi increduli, di questo popolo cieco, di questo popolo dal cuore duro, che abita intorno a noi, Signore, perché noi siamo circondati, Padre, da un popolo dal cuore duro. Ma ti preghiamo, Signore, aiutaci a conquistarli a te, a Cristo, tramite la testimonianza, tramite la predicazione, tramite, Signore, il tuo amore. Facci essere, Signore, dei pescatori di uomini, dei pescatori di anime, per la tua gloria, Padre, cominciando dalle nostre famiglie, nei nostri luoghi di lavoro, nei quartieri dove abitiamo, Padre Santo. Alleluia, alleluia, oh alleluia, libera i prigionieri, Re di gloria. Libera i prigionieri, Padre della gloria. Libera gli oppressi, Dio della gloria. Restaura, Signore. Trasforma i cuori che non ti conoscono, oppure che si sono sviati da te, che si sono allontanati da te, Signore, perché ci sono tanti cuori che si sono deviati dalla retta via. Ci sono tante pecore smarrite. Riportale a te, Padre Santo. Alleluia. Nel nome di Gesù Cristo ti chiediamo, abbi compassione, Signore. Che il tuo Spirito Santo faccia una grande opera di convincimento, di ravvedimento nei cuori, Signore, di conversione nei cuori, affinché, Signore, quei cuori smarriti ritornino a te, ritornino alla tua presenza, alla tua comunione, alla casa del Padre, gloria a Dio. Spezza i lacci del diavolo, del peccato, Signore, dei desideri malvagi, e libera dove c'è da liberare, Signore. Libera, Signore. Abbi misericordia, perché non sanno quello che fanno, Padre. Ora basceca la bassai. Nel Salmo 119, verso 41, scritto: mi raggiungano le tue misericordie, o Dio, o Eterno, e la tua salvezza secondo la tua parola. Così potrò rispondere a colui che mi oltraggia, perché confido nella tua parola.
Alleluia. Confido nella tua parola, non togliere completamente dalla mia bocca la parola della verità, perché io spero nei tuoi decreti. Amen. Così osserverò la tua legge di continuo, per sempre. Camminerò nella libertà. Ascoltate, cari nel Signore. Camminerò nella libertà. Camminerò nella libertà, perché ricerco i tuoi comandamenti. Alleluia. Parlerò dei tuoi precetti davanti ai re e non sarò svergognato. Alleluia. Mi diletterò nei tuoi comandamenti perché li amo. Li amo. Alleluia, li amo, Signore. E alzerò le mie mani verso i tuoi comandamenti perché li amo. E mediterò sui tuoi statuti. Alleluia, è tempo di meditare, fratello. È tempo di amare la parola di Dio, la volontà di Dio. È tempo che il nostro cuore si arrenda completamente alla parola del Signore. Alleluia, giorno per giorno, passo per passo, fino alla fine. Amen. Perseveriamo nel Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Sì, Gesù, alleluia. Degno è l'agnello. Vogliamo perseverare, Gesù. Degno è l'agnello. Vogliamo andare avanti, Padre. Continuare questo cammino senza sosta, perché tu ci vivifichi, Padre. Tu ci incoraggi ogni giorno. Tu ci sostieni ogni giorno, Padre d'amore, perché tu sei buono, Signore. Tu sei meraviglioso, Re di gloria. Alleluia. Sì, Padre. Oh, alleluia. Ti adoriamo, Signore. Ti ringraziamo, Gesù. Meraviglioso Dio. Grazie per la tua divina presenza. Alleluia. Gloria a Dio. Le rabashura batatash. Grazie, Re del Gloria, Re di Gloria, Re del Cielo, Re dei Re. Amen. Salmo 119, verso 65 dice: tu hai fatto del bene al tuo servo, o Eterno, secondo la tua parola. Insegnami giusto discernimento e conoscenza, perché credo nei tuoi comandamenti. Prima di essere afflitto andavo errando, prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Tu sei buono e fai del bene. Insegnami i tuoi statuti. Tu sei buono e fai del bene. Insegnami i tuoi statuti. Alleluia. I superbi hanno inventato menzogne contro di me, ma io osserverò la tua legge, io osserverò i tuoi comandamenti con tutto il mio cuore. Il loro cuore è insensibile come il grasso,
ma io mi diletterò nella tua legge. È stato bene per me l'essere stato afflitto perché imparassi i tuoi statuti. Alleluia. La legge della tua bocca è per me più preziosa di migliaia di monete d'oro e d'argento. Sì, Signore, quanto è preziosa la tua legge ai nostri cuori. Quanto è preziosa la tua parola ai nostri cuori. Quanto è meravigliosa la tua voce ai nostri cuori, Padre. Alleluia. Noi vogliamo vivere in comunione con te giorno e notte, mio Dio, attaccati alla tua parola, Signore. Alleluia. Sì, Signore. Oh, alleluia. Aiutaci ad avere un cuore umile davanti a te, Signore. Un cuore puro, Padre mio. Aiutaci a essere sensibili, ubbidienti alla tua parola, Padre d'amore, Padre celeste. Noi vogliamo ascoltare nel continuo la tua voce meravigliosa. Oh, Rabbi Shei, Rabbi Gadassai, Dai Gleba Siria Gedobo, Shai Rigalama Siri Gadashea. Oh, alleluia. Grazie, Re di Gloria. Le tue mani mi hanno fatto e formato. Dammi intelligenza perché possa imparare i tuoi comandamenti, alleluia. Quelli che ti temono mi vedranno e si rallegreranno, perché ho sperato nella tua parola. Sì, o Eterno, sì, o Eterno, io so che i tuoi decreti sono giusti e che tu mi hai afflitto nella tua fedeltà. Beh, la tua benignità sia il mio conforto, secondo la tua parola data al tuo servo. Vengano a me le tue grandi compassioni e possa così vivere, perché la tua legge è il mio diletto. La tua legge è il mio diletto. Salmo 119, Salmo 119 verso 80. Alleluia. Sia il mio cuore irreprensibile verso i tuoi statuti, affinché non sia confuso. Nel nome di Gesù, sì, Signore, che il nostro cuore, Padre, sia irreprensibile, sia puro, sia un cuore sincero verso di te, Signore, verso la tua parola. Che il nostro cuore sia puro davanti a te, mio Dio, davanti alla tua parola. Signore, illumina ancora. Alleluia. Nel nome di Gesù Cristo, prendi i nostri cuori e fai la tua perfetta volontà, Padre. Fai la tua opera perfetta nei nostri cuori, Dio d'amore. Alleluia.
nel nome di Gesù Cristo. Signore, che la tua presenza ricolmi il cuore di ogni fratello, di ogni sorella in questo momento, Padre. Lì dove si trovano, a nord, a sud, a est, a ovest, in ogni angolo della terra, che la tua presenza riempia, Padre mio, nel nome di Gesù, il nostro cuore. Alleluia. Meraviglioso, derebe shalabaraba di cassai, ulere shamanda kea. Alleluia, Dio meraviglioso, riempi i nostri cuori con la tua santa benedizione. Alleluia, ti amiamo, ti adoriamo, Gesù. Alleluia. Riposa nel Signore, riposa nella presenza di Dio, riposa nelle braccia del Padre. Alleluia, alleluia. La pace sia con te, la pace di Cristo sia con ognuno di noi. Il Signore, alleluia, per la sua grandiosa presenza in mezzo a noi, la sua misericordia per la salvezza che Cristo ci ha donato, alleluia. E andiamo avanti guardando solo a Gesù Cristo, autore e compitore della nostra fede. Non guarderò indietro mai più, alleluia. Ora la croce prenderò. Grazie Padre, gloria. Non temerò di quel che accadrà. La mia speranza sei Gesù. Le mie lacrime asciughi ed il mio capo tu rialzi. Mi hai promesso che non mi abbandonerai.
Santo, santo, meraviglioso, è il Figlio di Dio. Amen. Non guarderò, gloria al Signore, indietro mai. Alleluia. Più. Ora la croce prenderò. Amen. Nel nome del Signore. Non temerò. La croce rappresenta l'ubbidienza. Quel che accadrà. La croce rappresenta la sottomissione. La mia speranza. La croce. Prendiamo la croce, alleluia. Le mie lacrime asciughi ed il mio capo tu rianzi. Alleluia. Con l'olio tuo mi ungi. Tu sei il mio buon pastor. Io confido in te. Nulla mi potrà allontanar da te. Tu sei stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Alleluia, è Cristo che vive in me, è Cristo che vive in me, e quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gloria al Signore. Con l'olio tuo mi ungi, tu sei il mio buon pastore. Alleluia. Le mie lacrime asciughi ed il mio capo tu rialzi. Con l'olio tuo mi ungi, tu sei il mio buon pastore. Io confido in te. Nulla mi lascerà. Grazie Gesù, grazie Spirito Santo.